Dal ricordo di Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, città nella quale è stato docente e rettore del seminario pontificio regionale, a quello di Monsignor Di Donna, vescovo di Andria, morto il 2 gennaio 1952, figura carismatica di cui ne è stato vice postulatore nella causa di beatificazione. Monsignor Luigi Renna, consacrato vescovo della diocesi di Cerignola Ascoli Satriano, sabato pomeriggio nel Palasport di Andria, ha rivolto nel suo discorso il pensiero ai due vescovi citati per spiegare il senso della frase tutto è grazia, una grazia che abbonda dove ci sono miseria e povertà. Non a caso, Monsignor Renna, nell'anno straordinario del Giubileo, indetto da Papa Francesco e dedicato alla misericordia, festeggiato anche nella diocesi di Andria con la celebrazione del prodigio della Sacra Spina, ha scelto di essere consacrato il 2 gennaio, giorno in cui si ricorda la morte del vescovo andriese Di Donna. Sento forte la benevolenza di Papa Francesco, ha detto Monsignor Renna, nella bolla emanata dallo stesso pontefice che guarda con amore paterno all'umanità intera. Di questo messaggio mi faccio portavoce nel mio episcopato, ha proseguito Renna, che ha scelto il motto Edificare nella carità, una citazione della parola del giorno 21 settembre in cui lo stesso Don Luigi ha avuto notizia della sua nomina. Da quel giorno è divenuta lampada per i miei passi, nonché programma di vita e di servizio da condividere con tutto il popolo di Dio. La celebrazione è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo metropolita di Bari Bitonto, nonché presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, e ha visto come consacranti Sua Eccellenza Monsignor Raffaele Calabro, vescovo di Andria, e Sua Eccellenza Monsignor Felice di Molfetta, amministratore apostolico di Cerignola Ascoli Satriano, numerosi vescovi, sacerdoti e religiosi provenienti da tutta la regione Puglia. A questi si sono aggiunte le autorità civili e militari, i seminaristi del Pontificio Seminario Regionale di Molfetta e del Seminario Vescovile della Diocesi di Andria. Il rito di ordinazione vero e proprio si è sviluppato con l'invocazione dei santi. Durante questo momento Don Luigi si è disteso per terra. Poi c'è stata l'imposizione delle mani da parte di tutti i vescovi presenti, la preghiera di consacrazione con il libro del Vangelo aperto sul capo, l'unzione del capo con l'olio del sacro crisma, infine l'investitura dei segni episcopali, l'anello, la mitria, il pastorale. Ornato di tutti i paramenti episcopali, Don Luigi ha rivolto il suo sguardo verso l'assemblea e si è seduto accanto al celebrante. Infine il vescovo ha ricevuto l'abbraccio di pace da parte di tutti i vescovi presenti dal momento che è avvenuto il suo ingresso nel collegio episcopale. Emozione, ma anche grande serenità, perché l'ordinazione non è altro che l'invocazione dello Spirito Santo, è lui che opera nella Chiesa, è lui che la guida e quindi mi metto semplicemente nelle sue mani e mi sento circondato dall'amore di tutta la comunità.